Primo giorno di Gamescom, un altro gioco molto interessante che sono riuscito a vedere è Ark Riders di Embark Studios, che sono gli ex DICE. Che se non sbaglio è sottotitolato Problemi sulla Salerno Reggio Calabria. Sì, esatto, quasi. Perché qual è la cosa che è la particolarità del gioco che è così, diciamo, spuntata durante questa presentazione? Che poi è stata una bella presentazione perché eravamo in quattro, io e tre sviluppatori. Perfetto. Ed è bellissima questa cosa qua. E loro mi hanno cominciato a parlare in italiano maccheronico, perché sono svedesi. Poi a un certo punto è partito il gioco, ho detto magari gli piace l'italiano, no? È partito il gioco e vedo i cartelli autostradali italiani. Poi a un certo punto parte il livello e c'è il Vesuvio sullo sfondo. Vanno nella metro di Napoli. Poi secondo stage è praticamente in un posto chiamato tipo Calabrella. No, dai. Sì. No, è una trollata. Sì, no, è bello. E quindi è ambientato, almeno questa prima parte del gioco, tra Napoli e Reggio Calabria, in un futuro distopico dove naturalmente l'umanità è fuggita nello spazio dopo che il mondo è andato a ramengo. Però rimane un mondo molto bello. Okay. Cioè, è un mondo che è possibile salvare. Mm. C'è speranza. E ci sono questi Ark Riders che scendono sulla Terra e cercano di riprendere tutto quello che gli serve per poi riportarselo. Quindi è un post-apocalittico, però dove la natura riprende il controllo. Sì, okay. Speranzoso. Però all'interno di questa terra ci sono anche queste creature biomeccaniche molto belle, sono dei robottoni un po' alla Guerra dei Mondi. Tra la Guerra dei Mondi e Half-Life sono pure queste sfere che ti corrono contro. È molto strano. C'è un po' di Slaved, mi viene da pensare anche. Quello di Ninja Theory. Ma quello lì dici? Mille anni fa. Secondo me no. No, secondo me no. Ci sta. Però ricorda, secondo me, Helldivers, per esempio, in alcuni aspetti. E poi c'è stato questo cambiamento. Cioè, il gioco inizialmente era un PvE puro. Invece, poi, nel corso del tempo, giocandoci e rigiocandoci, hanno scoperto che il gioco poteva diventare molto più divertente aggiungendo anche una componente PvP. Quindi in questo momento Ark Riders è PvE, PvP, e tra l'altro non sarà più un gioco free to play, come si è paventato in un primo momento, ma costerà 40 euro. Che secondo me è il prezzo giusto, che poi è lo stesso prezzo di Helldivers, esatto, no? Che ha già funzionato molto bene. Sì. E devo dire che a livello di direzione artistica è davvero bello. Ok. È davvero bello, c'è questa anche qui una selezione di colori che dominano tutto quanto il progetto, che è veramente accattivante. E lo shooting, ragazzi, l'abbiamo visto anche con The Finals, loro hanno sviluppato i migliori Battlefield, lo sanno fare. E devo dire che questo mix tra PvE e PvP con chat di prossimità, gliel'ho chiesto subito perché per me la chat di prossimità in questi giochi è fondamentale, come ci insegna Sea of Thieves. Sì. Questo perché? Perché puoi creare delle alleanze, certo, oppure anche infrangerle all'ultimo. E quindi si possono creare delle situazioni di gameplay emergente tra diversi gruppi che dà continuo brio alla tua partita. Esatto, si può anche finire in completa armonia e anche si può anche evitare di incontrarci, no? Con gli altri giocatori. Quindi devo dire che questo aspetto mi è piaciuto molto, anche se come molti a casa avevo questo dubbio amletico che avessero completamente distrutto il gioco. Molto molto promettente, bello, devo dire. Anche io all'idea di un PvP, PvE, mi sono spaventato, quindi vi capisco. Però tenete gli occhi aperti perché sembrano essere andati nella direzione giusta. Ma te lo aspetti il cameo, che ne so, di Massimo Boldi? Di Massimo, perché no? Di qualche figura calabrese o napoletana. E come a questo punto non parlare del Nino Nero? Al prossimo video.